Bene, eccoci qua, cari amici, con un servizio veramente molto bello, 150 anni della Chiesa Metodista, nata nel 1864, costruita naturalmente, un servizio completo. Avremo l'intervista del sindaco, l'intervista del pastore, abbiamo anche l'intervista del regista, ecco qua quando che nel 1915-18 è stata bombardata la chiesa. Avremo anche l'intervista con il grande regista, dottor Marco Davite, regista del programma protestantesimo che è andato in onda il giorno 2 di novembre, domenica, in Eurovisione in tutto il mondo. E diciamo che grazie anche a lui mi ha dato questa foto, perché Gorizia praticamente c'è questa grande invidia, no? Allora praticamente ecco il motivo perché non si va, non si corre, non si va, perché uno non ti dà la notizia, quelli del comune non ti manda manco niente. È proprio veramente isolato, no? Li mandano a chi che vogliono naturalmente, no? Ecco qua i quattro camion della RAI che sono venuti a registrare questo evento, perché diciamo sono 150 anni, 1864 che è nata questa chiesa, grazie ai Ritter, i famosi che avevano quei cotonifici che davano lavoro a 6.000 operai, in quell'epoca anche 10.000, adesso grazie a loro, che erano luterani, che adesso la chiesa è diventata metodista. Adesso andremo a intervistare invece il regista, andremo a intervistare Senta, noi siamo il della tribù di regista della RAI. Gorizia. Voi invece? Siamo la rubrica protestantesimo di Rai 2, stiamo facendo uno speciale in occasione della Domenica della Riforma. Senta un po', ho visto tre camion favolosi là dietro. Noi abbiamo una bicicletta per dire, non come TV, scherziamo comunque. Ho visto tre camion veramente grossi e ho detto cosa succede, cosa succede in questa chiesa che è già 150 anni. Sì, succede che siamo inseriti questi speciali di protestantesimo che vanno in onda la domenica mattina dalle 10 alle 11 sulla Rete 2, sono inseriti in un circuito Eurovisione di scambi con le altre televisioni, con le rubriche religiose delle altre televisioni europee. Allora abbiamo pensato che, siccome quest'anno sono i 100 anni Esatto, sì. della Prima Guerra Mondiale, qui sono successe, è stato un fronte sul quale, diciamo, la guerra ha infierito molto, ha lasciato dei segni molto, molto profondi. E ci sembrava significativo venire qui quest'anno a realizzare un culto che è un segno, diciamo, di pace e di fratellanza a 100 anni da questi eventi che hanno segnato così Praticamente tanto. questa chiesa ha 150 anni. Questa chiesa è stata costruita 150 Nel anni fa, 1800, è 64, sì. ed è stata costruita dalla comunità luterana. Qui in questa regione, in quegli anni c'è stato un grande sviluppo industriale. Sono venute delle famiglie di industriali tedeschi, svizzeri Austria, sì. importanti, qui per esempio c'erano i Ritter, Sì. Hanno portato con sé, insieme alle industrie tessili, hanno portato anche la loro fede riformata, protestante o luterana, Luterana, e sì. hanno sentito l'esigenza di costituire qui delle comunità che in origine erano delle comunità formate più o meno da tedeschi, da persone che venivano da fuori, ma che con il passare del tempo si sono radicate e sono presto diventate delle comunità italiane a tutti gli effetti. Questo tempio, dopo la Prima Guerra Mondiale, è stato acquistato dalla Chiesa Metodista, che nel frattempo si era formata qui a Gorizia, e da allora si svolgono i culti della Chiesa Evangelica Metodista. Senta la cosa, ma se lei guarda, non so se ha mai visto i documentari del 15-18 della guerra, no? Ha visto tante volte il campanile è sempre rimasto in piedi, eh? È rimasto in piedi, ma solo metà, Ha perché si è solo metà? preso una cannonata e Ah. nella parte destra Sì? era completamente mancante. Ah sì, allora praticamente io ho visto dei documentari praticamente che facevano vedere il campanile intero nel 15-18. Allora comunque c'è ancora allora un pezzo di filmato dove che si vede che c'è Sì, c'è metà metà campanile. campanile distrutto, se vuole le mando la foto. Benissimo, grazie mille. Senta, allora faccio un bel saluto. Ah, io le voglio chiedere invece, visto che lei è di una TV grossissima, lei ha fatto un giro anche per Gorizia, chiaro, no?
Sì, certo, abbiamo fatto le riprese perché ci sarà un filmato introduttivo. Introduttivo. E in cui raccontiamo un attimo la storia di questa comunità. Ho fatto un giro per Gorizia con una troupe, con la telecamera, e devo dire che ho trovato dei luoghi molto significativi, sia nel ricordo, sì, e sia proprio nella suggestione. C'è, a parte la rocca, c'è un antico monastero, c'è una piazza molto, molto bella con la fontana in mezzo, sì, che ricorda appunto quegli avvenimenti. Qual è il scorcio che gli è rimasto impresso? Beh, devo dire che quello che più mi è rimasto impresso è l'antico chiostro Piazza Sant'Antonio. Del monastero a Piazza Sant'Antonio. Lì si coglie ancora un qualcosa del passato, un qualcosa di quello che era, nonostante la modernità. Sì, lì era la porta di Vienna, praticamente si entrava da lì per entrare in città. Senta, lo vuol dire quando che andrà in onda il vostro servizio? Allora, questo speciale andrà in onda domenica 2 novembre alle ore 10 in Italia su Rai 2. Benissimo, grazie mille e ci vediamo al prossimo, buon lavoro. Buon lavoro. Ringraziamo il regista, il dottor Marco De Vite, della Rai 2, praticamente il servizio potentatissimo, e guardate i camion che ci sono per registrare questo evento, praticamente 150 anni della costruzione e praticamente i 100 anni dell'entrata in guerra della prima Marco guerra mondiale. Sentiamo il pastore. Nerone, giusto? Il pastore di questa chiesa, ma anche regionale, non so, sì, perché lei viene dal Piemonte, no? Come ho sentito dire. Allora, io sono originario, però adesso sono pastore qui in Friuli, sono pastore della chiesa metodista di Udine. Ah. E della chiesa metodista di Gorizia, di Gorizia, e anche della piccola diaspora di Tramonti, che è una chiesa valdese. Benissimo, senta una cosa, allora ricorre quest'anno i 150 anni della costituzione di questa religione, no? Martin Lutero. Sì, diciamo, no? Allora, l'anniversario, diciamo, è doppio, sì, perché noi come chiesa di Gorizia festeggiamo il 150esimo anniversario della costruzione di questo tempio. Infatti 1864, esatto, sì, che è nato come tempio della chiesa luterana, quindi appunto, sì, direttamente appunto come diceva da Lutero, ed è poi diventata chiesa metodista come al momento, come un'altra oggi, chiesa, sì, della famiglia protestante, diciamo. L'occasione, l'altra occasione di che coincide con, sì, questa, che è quella della appunto che faremo domani, è la celebrazione che si celebra ogni anno dell'inizio della riforma protestante. Quindi il 31 ottobre 1517 Martin Lutero rende pubbliche le sue tesi, che al di là in realtà di quelle che erano le sue intenzioni iniziali danno inizio alla riforma protestante. Quindi ogni anno tutte le chiese protestanti celebrano questa ricorrenza, e ogni anno una chiesa diversa assolutamente viene ripreso e poi trasmesso dalla RAI della Domenica della Riforma. Sì, noi siamo di Gorizia TV, siamo una piccola emittente, noi le cose le sappiamo al volo, quando che si cammina per la strada, perché qua c'è poca informazione, no? C'è la gelosia, esiste qua, no? Allora mi dicono, guarda che ci sono tre camion della RAI, ho detto cosa c'è, succede, vado a vedere e naturalmente ecco qua. Allora così abbiamo potuto fare questa intervista, ho già l'autorizzazione anche da quelli della RAI di poter fare 3 minuti domani. Benissimo. Visto che c'è il sindaco, ci sarà... Sì, esatto, perché dato che per noi ricorre questo anniversario particolare, abbiamo invitato anche le autorità. Beh, giusto, no? Che ci hanno anche concesso il patrocinio e la collaborazione. È giusto, visto che mi diceva quello della RAI, che visto che ricorre i 100 anni dell'entrata in guerra mondiale, praticamente allora hanno deciso di fare qua questo servizio, certo. Penso che sia anche giusto, no? Certo, è certo, perché è un altro momento importante della storia che chiaramente ci mette in questione tutti in quanto cittadini italiani, cittadini europei e sicuramente anche come credenti. Quella della Grande Guerra è stata una delle crisi che la coscienza occidentale, quindi anche quella cristiana, ha attraversato. Senta, ancora, mi dica una cosa velocissima, in riassunto, perché è una cosa lunghissima probabilmente, che differenza passa tra Martin Lutero e il nostro Papa? Il nostro di tutti, naturalmente, diciamo. Allora, beh sì, come dice ovviamente la storia è, sì, lunga e complessa. È lunga, lo facciamo in maniera, sì, in sintesi. Diciamo, sì. E i punti, diciamo, Lutero nella Chiesa del suo tempo si confronta a una certa realtà e in questa non ritrova più quello che per lui è
l'Evangelo di Gesù Cristo, quindi la salvezza offerta a chiunque creda, sì, come diceva. Ed è da questo punto che inizia la riflessione di Lutero, inizia in fondo anche il suo contrasto con la Chiesa del tempo, cioè Lutero si scontra con la vendita delle indulgenze che avveniva al tempo, che oggi, sì, non avviene più, e quindi pagando si poteva ottenere l'indulgenza plenaria per sé o per i cari defunti. E Lutero dice: questo non è possibile, perché Dio ci salva gratuitamente senza nessun merito nostro. Esatto. Lutero ritrova questa verità nella lettera ai Romani e da lì nasce in fondo la sua polemica, che poi investe anche altri aspetti. Questa critica, che, sì, per Lutero voleva essere una critica interna alla Chiesa, di riforma della Chiesa, non viene accettata, Lutero viene scomunicato e quindi di lì comincia un'altra storia. Cioè Lutero non parte con l'idea di separarsi, di creare un'altra Chiesa, ma di riportare la Chiesa alla sua radice. E in questa storia che poi, sì, si separa, i punti fondamentali, appunto, uno l'abbiamo detto, che la giustificazione, la salvezza è gratis, quindi per grazia, che è comunicata ai credenti attraverso la fede, cioè nel rapporto con Dio, che questa, sì, è la fede, il credente riceve l'annuncio di questa salvezza. Questa salvezza è dovuta a Cristo soltanto, e questa promessa è annunciata nella Scrittura, che quindi diventa l'unica autorità nella Chiesa, l'unica autorità, diciamo, sì, umana. Quindi appunto solo Cristo, sola grazia, sola fede, sola Scrittura. Questi sono questi quattro capisaldi della riforma. Fondamentali, sì. Senta una cosa, invece io voglio chiedere una cosa, visto che adesso non so se avrà sentito i telegiornali, adesso c'è la Chiesa, il Papa praticamente, per questa unione tra due uomini, no? Certo. Tra quelli. Voi cosa pensate di questo genere? E noi abbiamo una riflessione che va avanti ormai da alcuni decenni, sì, che però è arrivata a una definizione solo recentemente, nel 2010 con il 2011, dove nelle chiese, nella Chiesa Valdese, quindi l'unione delle, sì, chiese valdesi e metodiste, noi abbiamo deciso di accettare la possibilità della benedizione di coppie omosessuali, pur mancando la possibilità, sì, del rito civile, perché il rito civile per non noi esiste. Il, sì, il matrimonio non è un sacramento, ma è l'invocare la benedizione di Dio su una questione civile, appunto, sulla, sì, sul rito civile. Questo è stato un punto anche di difficoltà, ma noi abbiamo ritenuto lo stesso di, appunto, poter invocare la benedizione di Dio anche sulla scelta di una coppia che ancora lo Stato non riconosce. Non ha deciso. Senta, mio parere, no? Lei non, tipo, sto pensando io, non è perché no, ormai i cristiani ce ne sono pochi che vanno in chiesa e bisogna cercare in tutte le maniere, perché la famiglia è una famiglia unica, no? Madre, padre, no? Io sono di questa idea. E che adesso in questo momento ho visto anche Berlusconi, anche lui si è buttato in quella di d'accordo con queste unioni, no? Non è che manca il popolo che vota, il popolo cristiano, e si dà l'opportunità di aprire questi spazi. Ma guardi, è in alcuni casi. Mio parere. Sì, in alcuni casi questo sicuramente avviene. Sì. Non mi pronuncio sulla Chiesa Cattolica. Sicuramente non credo sia stato quello che è avvenuto nelle nostre chiese. Per noi è nata come un'esigenza del momento, diciamo. Sì, esatto, cioè è una cosa che il mondo in cui viviamo, perché noi stiamo andando avanti, chiamati a vivere, sì, nel mondo, ci ha posto davanti, e allora davanti a una domanda nuova, tornando a quello che per noi è comunque sempre il fondamento, cioè la Scrittura, abbiamo ritenuto di trovare e nell'annuncio dell'Evangelo e nella prassi di Gesù, che continuamente nei Vangeli si rivolge, sì, ai margini, agli esclusi, e in questo abbiamo ritenuto di trovare che la risposta cristiana che oggi possiamo dare a questa domanda che il mondo ci pone è che Dio accoglie tutti e tutte, e dunque anche. Comunque si sono accorti che dopo 2000 anni
che Gesù praticamente pensava agli esclusi, no? E oggi dopo 2000 anni si pensa a questi esclusi, no? Certo, esatto, ecco. Perché sì, continuamente e la società ma anche la religione stessa, perché Gesù si rivolge agli esclusi. Anche dalla religione, quindi continuamente nella storia purtroppo, per quanto allarghiamo i campi, la comunione, sì, comunque sempre troviamo dell'esclusione e chiaramente il Vangelo ci interpella su questo. Benissimo, allora visto che noi ci vedono a Gorizia, ci vedranno anche in tutto il mondo perché noi abbiamo l'internet e noi siamo regionali, più abbiamo l'internet che ci vedono in tutto il mondo, 415.000 visitatori, non sono pochi, no? Bene, allora vuoi fare un annuncio, un saluto, qualcosa del genere? Beh, io ringrazio voi per questa attenzione e invito in qualche modo a tutte e tutti la città di Gorizia a partecipare a questa nostra celebrazione, perché noi siamo, vogliamo sentirci parte e della storia della città e della storia italiana. E quindi in questo, certo, questa è una nostra celebrazione, ma noi vorremmo che anche chi la città vive con noi la comprendesse come una ricorrenza importante per tutte e tutti noi. Senta, abbiamo con noi salutiamo Mario, il pastore, andiamo col presidente del Consiglio Evangelista del Consiglio di Chiesa, la Chiesa Evangelica Metodista di Gorizia. Di Gorizia, senti una cosa, allora oggi ho parlato con il regista, ho parlato con il vostro pastore, abbiamo parlato un po' di tutta la storia, comunque è un bellissimo evento, nel senso qua è venuta la RAI oggi per i 150 anni, no? Cosa mi puoi dire adesso così? Sì, che l'abbiamo programmato da un anno, quindi sì, c'è stata una, diciamo, una ricerca delle persone, come coinvolgere le persone. Abbiamo voluto invitare i pastori che erano qua, infatti qua a Gorizia, nella nostra chiesa. Purtroppo due non sono potuti venire, uno per impegni di lavoro, l'altro per problemi di salute, altrimenti sarebbero stati tutti qua volentieri a festeggiare con noi. Esatto, i 150 anni della chiesa luterana, no? Metodista adesso, sì, no? Luterana all'inizio, metodista del 22. Senti, stasera c'è un concerto e domani invece, che è domenica, cosa abbiamo? Domani abbiamo proprio la conclusione del nostro questo evento, abbiamo il culto della riforma, dove noi ricordiamo la fissione delle tesi di Martin Lutero del 1517, e per l'occasione abbiamo Rai 2 che riprende la funzione, e dopo la funzione sarà trasmessa domenica 2 novembre su Rai 2 e anche in Eurovisione in altri paesi europei. Salutiamo il presidente, che praticamente è stato veramente in gamba, mi ha dato delle lucidazioni tremende, e vogliamo dire, ecco qua vi faccio vedere le telecamere della Rai che hanno trasmesso il giorno 2 in Eurovisione in tutto il mondo, praticamente hanno fatto vedere questa chiesa e di Gorizia, 150 anni dalla sua costruzione, e lì c'era uno che praticamente presenta questo concerto che è stato fatto il sabato sera, e adesso andiamo a sentire un attimo questo bellissimo concerto di organo. Bene, comunque ho notato una cosa, che non ci sono, come si dice, statue e tutte queste cose che si trovano nelle altre chiese, naturalmente, no? Comunque devo dire, ecco qua, la targa ai famosi Ritter, che sono stati loro, grazie a loro, a costruire questa chiesa, perché loro erano luterani, poi sono diventati chiesa evangelistica, metodistica, e qua sono intervenute praticamente tutte le chiese, no? Sono venute anche dalla Scozia, e diciamo che la chiesa che vedremo dopo, che vi lascerò a lungo, che parleranno, così vedete un po' la differenza tra le due chiese, tra la cristiana
e quella metodista. Ecco il pastore, andiamo a ascoltare l'ultimo pezzo. Bene, allora lasciamo il sabato questo bellissimo concerto. Qui devo ringraziare mia figlia che ha fatto da cameraman, ha fatto anche l'intervista, brava Cristina, e qui andremo a vedere, andremo a sentire un attimo i vari saluti, i vari rappresentanti. C'era anche Monsignor Adelchi, è intervenuto il sindaco e altre chiese di quell'epoca. Adesso andiamo a sentire. Di Gorizia vi dà il benvenuto, io come pastore vi do il benvenuto a suo nome. In questa giornata in cui celebriamo due anniversari, due ricorrenze importanti, la prima è la domenica dedicata alla riforma protestante, che celebreremo insieme con tutte le chiese evangeliche della regione. L'altra, quella più particolare, più vicina, è quella del 150° anniversario della costruzione di questa chiesa, di questo tempio, che nasce come chiesa luterana ed è poi diventata, come è oggi, la chiesa metodista di Gorizia. Diamo il benvenuto e salutiamo e ringraziamo gli ospiti oggi presenti, le autorità civili e militari, gli ospiti fraterni e sorori ed ecumeni. Mi sento a casa in realtà, mi sento ospite e lo dico non in modo formale, perché è davvero una grandissima gioia quella di poter essere qui con voi insieme anche al vicepresidente del comitato permanente dell'OPCEMI, che interverrà anche in qualità di cantante, il fratello Raul Natta, quindi lo sentirete più tardi in tutt'altra qualità. Essere qui appunto a condividere con tanti fratelli, tante sorelle provenienti da chiese evangeliche della regione e con tutti coloro che comunque hanno deciso oggi di unirsi a noi in questa occasione così felice, per questo punto di lode, di ringraziamento al Signore per un cammino di 150 anni in questa città, per la comunità, oggi comunità metodista di Gorizia, ed è una gioia anche farlo, effettivamente una bella coincidenza, in coincidenza della Domenica della Riforma. Quindi abbiamo oggi da fare, abbiamo un'occasione di memoria importante, in cui una memoria specifica, lunga ma 150 anni, si inserisce all'interno di una memoria più ampia, di un cammino più lungo, che è appunto quello che le chiese che originano dalla riforma protestante. E noi da cristiani però lo sappiamo, il fare memoria è importante, ma è importante in quanto sul fondamento di questa memoria si può alimentare un rinnovamento della vocazione a una testimonianza dell'oggi. E questo è tanto più importante in un'occasione di questo tipo, quando noi ricordiamo una data, quella del 1864, in cui vengono posate le pietre fisiche di questo tempio, ma vengono consegnate ad una comunità di credenti che con tutti i cristiani nel mondo condivide una vocazione fondamentale, che è quella di essere pietre non materiali, ma pietre viventi, sul solo fondamento dell'appartenenza a Cristo, pietra vivente. Bene, qua abbiamo Monsignor Adelchi, vice vescovo di Gorizia. Questa visita alla chiesa evangelica metodista, in questa ricorrenza molto bella dei 150 anni di questa chiesa, naturalmente un po' il pensiero dell'arcivescovo, io saluto l'arcivescovo che ha chiesto anche di poter un giorno veramente incontrare. Quando mi ha incaricato di portare la sua parola, il suo saluto, la sua presenza, in quel modo ho pensato subito alla lettera di San Pietro, che paragona la comunità cristiana a un edificio. Nella prima lettera di San Pietro questo appare. Mi sono anche chiesto subito, ma perché Paolo invece parla di corpo? Pietro di un edificio, Paolo di corpo ecclesiale, un corpo. E ho pensato,
Forse Paolo era più intellettuale, mentre Pietro un lavoratore. Allora le due figure naturalmente si attingono a questa diversa mentalità con cui uno cerca di interpretare e di vivere la fede. E Pietro, che era un pescatore, un uomo di fatica, pensa a un edificio. Allora ricordare 150 anni di questo edificio è ricordare una storia di fatica, di impegno, di testimonianza. Ma mi viene da chiedere a me e a tutti voi, ma il nostro posto nella Chiesa qual è? Che posto occupo io nell'edificio della Chiesa? Sono le fondamenta? Sono nei muri? Nel tetto? O sono una pietra di finitura che rende bello l'ambiente accogliente, la Chiesa in cui ci troviamo a pregare, a sentire la parola, a spezzare il pane? Cosa facciamo? Dove sono? E allora ricordare questo vuol dire cercare di essere nella Chiesa delle pietre vive. Nella Chiesa ci siamo trovati a vivere, a mostrare la vita, a sentirci figli di Dio, liberi, salvati, amati, ma sempre con responsabilità proprio di testimoniare. Allora cerchiamo di scoprire il mio posto nella Chiesa, Signore, qual è? Per i bambini, ad esempio, sono state le pietre di rifinitura, i bambini, le belle pietre, le nuove pietre, delicate, bellissime. Gli anziani, anche loro, hanno il compito di sostenere. Mi sono ricevuto loro in questa occasione a cercare il nostro posto nella Chiesa, per essere pietre vive, come dice San Pietro, nella sua prima lettera ai cristiani, a noi oggi. In Eurovisione, in occasione della domenica dedicata alla riforma protestante, un evento che ha cambiato per sempre il volto della cristianità. Una catena di testimoni lunga 500 anni, catena di cui fa parte anche la Chiesa Metodista di Gorizia, che ha scelto questa occasione per celebrare il 150° anniversario della costruzione di questo tempio. Testimonianza della presenza protestante che ha contribuito a scrivere la storia della città. Ma diamo ora voce alla parola di Dio, che ci accompagnerà e ci guiderà in questo momento di culto. E il suo amore per noi. Egli rimane fedele per sempre. Ed ecco il coro, adesso devo dire che anche qui ha cantato Laura Placuta, che adesso abita a Roma. Sentiremo adesso questo concerto, poi sentiremo il tutto. Dichiaro pubblicamente che il Papa non può rimettere alcuna pena, ma solamente Dio, ed è quindi vana la fede della salvezza nelle lettere di indulgenza papale. Bene, adesso andremo a sentire alcuni discorsi, adesso vi ho detto un attimo il tutto. Con cui Martin Lutero affisse le 95 tesi della riforma della Chiesa, risuonano ancora oggi nel nostro tempo, perché la Chiesa ha bisogno di essere sempre riformata.
E noi vogliamo una Chiesa che sia più vicina alle popolazioni che soffrono la pace, nella povertà, più impegnata per la pace nel mondo e nemica di ogni guerra. Noi vogliamo una Chiesa dove uomini e donne siano perfettamente uguali, una Chiesa aperta al contributo delle donne anche nell'intesa pastorale. Una Chiesa profetica che lotti contro l'ingiustizia, una Chiesa impegnata per denunciare ogni forma di oppressione. Che metta al centro la parola di Dio e che viva una spiritualità viva e feconda, alla grazia della luce di Dio che salvifica e giustifica. Noi vogliamo una Chiesa contro l'ingerenza dello Stato, democratica e organizzata. E vogliamo anche una Chiesa che viva sempre nella collegialità alla luce della parola di Dio, nella quale ognuno sia responsabile davanti a Dio senza mediazione. E tutti insieme ci impegniamo oggi per costruire la Chiesa di domani. Bene, concludiamo qua, adesso andiamo con l'intervista del sindaco fatto da Cristina. Salve, ci dica pure qualcosa, insomma, faccia un intervento che l'aspettavamo prima ma non è arrivato. Sono arrivato perché era una riunione convocata dalla prefettura per il problema degli immigrati. È un momento importante per la città di Gorizia, una delle sue anime, quella protestante che per parecchi anni è stata presente nella nostra città in maniera massiccia, oggi si riappropria del proprio tempio in maniera solenne con una bellissima cerimonia, e quindi che è importante perché Gorizia è una città multietnica, multireligiosa, e quindi anche con questa manifestazione credo che riaffermi questa sua vocazione. Bene, ringraziamo il sindaco che veramente gentilissimo ascolta le persone, perché lui era un professore, perciò capisce la gioventù che si impegna a chiedere, come si dice, un'intervista. Comunque abbiamo sentito il commento e tutto, chiudiamo qua questo discorso e salutiamo questa chiesa metodista che ha festeggiato i suoi 150 anni dalla costruzione di questa chiesa.